Ciao a tutti e benvenuti. Oggi voglio parlarvi di un problema che spesso capita a chi fa un forte uso di materiale di repertorio di stock footage all'interno dei propri lavori. È sempre meglio cercare di utilizzare una strategia che non ci porti poi a trovarci in grosse difficoltà quando ci troveremo a dover sostituire magari la clip in bassa qualità dello stock footage che di solito viene scaricata come prova durante la fase di editing iniziale del lavoro e poi magari a pochi giorni, a poche ore a volte dalla consegna finale ci vengono finalmente fornite le clip in alta qualità dalla produzione, quindi bisognerà poi all'ultimo momento sostituire le clip in bassa qualità con gli originali dello stock footage. E quindi vorrei farvi vedere come di solito io mi muovo per risolvere questo problema. Quello che vediamo è il master di un documentario e all'interno ci sono ancora alcune attività da svolgere. Andiamo nell'index dove abbiamo tutte le clip, nei tag cerchiamo le attività ancora da fare. Ci sono diverse cose all'interno del documentario da fare, tra cui inserire uno stock footage. Quindi andiamo a concentrarci nella zona indicata dal marker, eccolo qua. E infatti qua c'è, questo lo possiamo togliere, inserire. Sono avversari imbattibili. Un timelapse del Golfo di Napoli. È già stato montato il tempo, diciamo, è stato già deciso il tempo in base alla musica, in base insomma a quello che serviva. Però non abbiamo ancora l'immagine. A questo punto quello che dobbiamo fare è andare a cercare l'immagine. Qua ci sono già su Shutterstock alcuni timelapse. Tra i vari timelapse possibili è stato scelto questo. Quindi lo selezioniamo, viene scaricato un file in bassa qualità che finisce nella cartella download. A questo punto andiamoci a prendere il file dalla cartella download, eccolo qua, Shutterstock, lo andiamo a mettere qua dentro. Possiamo vedere che il frame rate è di 30 fotogrammi al secondo, mentre il nostro progetto è 1920x1080 a 25 frame e ovviamente la risoluzione è più bassa, essendo questo un file comunque di riferimento. Ora, questo è importante il fatto del frame rate perché noi dobbiamo adattare questa clip al nostro progetto, ma poi dovremo adattare di nuovo anche la clip originale, quella in alta qualità. Quindi non andremo a sostituire con questa clip l'immagine, diciamo, del placeholder che abbiamo messo come riferimento. Andremo prima di tutto a sostituire questo placeholder con una compound. Quindi andiamo a fare una compound time lapse ed ecco che abbiamo una compound che è identica da un punto di vista delle impostazioni al nostro progetto. Entriamo nella compound, quindi con un doppio clic siamo dentro la compound, dove all'interno troviamo ancora il nostro placeholder che andremo a sostituire a questo punto con la versione in bassa qualità. Facciamo un replace e ovviamente rispetto alla, diciamo, alla parte utilizzata la clip è più lunga, ma questo non è un problema. La cosa migliore in questi casi, essendo questo tra l'altro un time lapse, è quello di adattare i fotogrammi, utilizzare tutti i fotogrammi. Quindi andremo a dire a Final Cut di utilizzare l'automatic speed, la velocità automatica, che porta a un rallenti del 83%, che ha leggermente rallentato il nostro time lapse, ma ci possiamo stare. In questo modo vengono utilizzati tutti i 30 fotogrammi, per cui quando io torno di qua e vedo la mia clip all'interno del compound non ho nessun tipo di problema, perché sta andando in play in modo naturale, non ci sono salti di fotogrammi perché non è stato fatto nessun tipo di adattamento di rate conform. A questo punto cominciamo a vedere come montare questa clip. Come vedete nel file audio ci sono dei marker di riferimento, infatti qua in questo punto vorremmo fare un'accelerazione, qua mettere una transizione e qua un'accelerazione che già c'è all'interno di questa clip del drone. Quindi quello che dobbiamo fare è lavorare con la compound e non con la clip interna. Andiamo a fare un taglio di velocità per lavorare più tranquilli, andiamo a sollevare la clip dalla primary storyline. A questo punto faremo l'accelerazione di questa parte, diciamo di 8 volte,
dopodiché la andiamo a riallungare perché avevamo più materiale, vediamo che è un po' troppo forse. No, allunghiamola, acceleriamola ancora di più, comprimiamo ancora di più questa accelerazione. Forse potrebbe andare, forse un po' troppo. Facciamo una via di mezzo. Ok, a questo punto, arrivati qua, facciamo di nuovo un blade speed e andiamo ad ingrandire questa zona e riportiamo la velocità di questa parte in normal. Riduciamo un po' questa maniglia, quest'altra vediamo se può andare bene così, facciamo una prova. Ok, andiamo ad accorciare la coda, rivediamo. E qui ci sarà il passaggio. Quindi possiamo riportare la clip nella primary storyline, togliere i riferimenti del rallenti perché abbiamo fatto, non ci servono più. E adesso, in questo punto più o meno, da queste parti dobbiamo fare una transizione. Andiamo a prendere la transizione e la mettiamo qua. Vediamo di quant'è, di 11 fotogrammi, forse potrebbe anche andare bene. Sì, però la vorrei anticipare di qualche fotogramma. Ok, mi sembra che può andare. Va bene. A questo punto proviamo un minimo di color correction. Magari proviamo a togliere un po' di questo blu facendo un U versus Sat. Andiamo a prendere questa zona del blu e andiamo ad abbassare leggermente, diciamo, la quantità di questo blu. A questo punto faremo vedere questa clip al nostro produttore, al regista, chi dovrà decidere, e una volta che ci viene detto che la cosa è ok, andremo a lavorare di nuovo questo elemento. Quindi arriverà la clip originale, eccola qua, io ce l'ho già la clip originale in alta qualità. E a questo punto non andiamo a prendere la clip in alta qualità e andiamo a rifare tutto il lavoro. Ci basterà entrare dentro il compound, prendere la clip in alta qualità e appoggiarla sopra alla clip in bassa qualità. Come vedete c'è una piccola differenza, e infatti se io spengo e accendo vedo che non corrispondono, c'è qualcosa che non va. In realtà, se vi ricordate, avevamo adattato la clip perché era appunto a 30 frame, e anche la clip in alta qualità è 1920x1080, quindi stesso formato ma con 30 frame al secondo. Quindi andremo anche in questo caso a adattare questa clip con l'automatic speed, ed ecco che adesso le due clip sono identiche. A questo punto possiamo eliminare la clip in basso, possiamo anche lasciarla sotto, tanto non la vedremo, e la clip sopra copre completamente la clip sottostante. Possiamo uscire dal compound, possiamo tornare nel progetto dove senza fare nulla troveremo la clip in alta qualità. E voilà, quindi abbiamo risolto il problema, non abbiamo dovuto rifare tutto il nostro lavoro, ma utilizzando la compound al posto di una normale clip e facendo tutte le lavorazioni possibili nella compound, questo fa sì che poi sostituendo quella clip non avremo nessun problema. Bene, io vi ringrazio per aver seguito anche questo piccolo tutorial, spero che possa esservi utile nel vostro lavoro di tutti i giorni, come lo è utile a me ogni volta che mi ritrovo di fronte all'esigenza di gestire del materiale in bassa qualità. Alla prossima!